Numero 255, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Tutto Bene TV. Parleremo del legame che intercorre tra obesità e Covid-19. Lo faremo insieme a professionista in studio. Con noi il direttore dell'unità operativa di chirurgia endocrina dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, il dottor Alberto Zaccaroni. Benvenuto. Grazie dell'invito perché è un tema assolutamente attuale e scottante. Anche perché uno dei pregi del Covid è stato di far prendere consapevolezza che l'obesità è una malattia. Allora, dottore, l'obesità è una malattia sì a sé stante, ma anche una condizione che aumenta la probabilità di sviluppare una vasta gamma di malattie croniche. Esatto, mentre invece tempo fa si pensava solo che l'obesità fosse il risultato delle altre malattie croniche. Invece, l'obesità è il punto di partenza alla quale si associano tutta una serie di malattie che partono dalle malattie cardiovascolari, al diabete di tipo 2, alle malattie tipo l'ictus, alle malattie del fegato fino alla cirrosi epatica, alle malattie respiratorie, quindi alle apnee ostruttive, quindi a eh, una difficoltà di, eh, durante il sonno di poter respirare in maniera normale, per cui durante il sonno questi qui arrestano proprio il respiro perché il tessuto adiposo che si deposita attorno alle vie aeree impedisce. Senza che ci sia un meccanismo forzato come c'è durante il giorno in cui uno l'inspirazione un la controlla, impedisce all'aria di entrare nel, nei polmoni in quantità sufficienti. E meno noto è che una condizione di obesità cresca, l'eventualità che le malattie infettive portino a gravi conseguenze, dottore? Ecco, l'altro concetto fondamentale è proprio che il paziente obeso, al di là di questo aspetto florido che appare esternamente, per cui dici lui è obeso e quindi sta bene, invece ha un paziente estremamente fragile, che è più sensibile a tutte le malattie e fra queste appunto le malattie respiratorie e quindi non solo il Covid, ma anche gli altri normali virus influenzali e via dicendo. In più ha una ridotta risposta immunitaria per cui spesso e volentieri anche la vaccinazione ha meno effetto nei confronti degli obesi perché hanno una ridotta risposta immunitaria, avendo una ridotta una risposta immunitaria, ovviamente creano meno anticorpi nei confronti dei virus. E questo è il risultato più evidente con la diffusione del virus eh, da SARS-CoV-2. È il risultato assolutamente evidente, infatti, nel mondo sono stati fatti una quantità eh, importante di studi e gli studi. In tutti i paesi, praticamente, in tutti i paesi del mondo, si è visto che i pazienti affetti da Covid, innanzitutto erano più propensi ad ammalarsi di Covid rispetto al resto della popolazione. E nel momento stesso in cui sviluppavano la malattia, sviluppavano la malattia che nel 50% dei casi li portava al ricovero e dal ricovero non era un ricovero normale, ma dal ricovero passavano alla terapia intensiva con la ventilazione assistita. Oltretutto essendo difficili da ventilare, perché in rianimazione questi pazienti, per ventilarli bene, nel, nel Covid, il paziente Covid va ventilato a pancia sotto. E quindi anche il fatto stesso di girare questi pazienti a pancia sotto, via dicendo, è piuttosto difficoltoso e quindi era difficoltoso proprio anche la ventilazione. Ma alla fine di tutto quanto, quello che è veramente la cosa più grave è che la mortalità per Covid nel paziente obeso è tre volte, quattro volte rispetto a quello del paziente normale. E in occasione dell'edizione 2021 della Giornata Mondiale contro l'Obesità, la World Obesity Federation ha pubblicato il rapporto Covid-19 e obesità. Cosa è emerso? È emerso appunto quello che stavamo dicendo, cioè è emerso che i pazienti eh, obesi sono ricoverati cioè sono, si ammalano maggiormente, ma soprattutto a parità di malattia hanno una malattia che in oltre il 50% dei casi necessita del ricovero e poi dopo che devono essere appunto, ventilati e poi soprattutto eh, hanno una eh, e quindi ovviamente capiamo che se tutto questo avviene in un paese in cui c'è un una sanità che funziona, la capacità di eh, salvarsi è possibile, ma in certi paesi in cui l'obesità è molto diffusa, Messico, Bolivia, e, e, e quindi nei paesi in cui però c'è una sanità che non ha la capacità di, eh, di risorse economiche importanti, per cui in cui è difficile anche reperire l'ossigeno, questi pazienti qui muoiono praticamente quasi tutti. Ecco, quindi l'obesità è un fattore predittivo di morte per Covid-19? È assolutamente un fattore predittivo di morte per Covid-19. Cioè non i pazienti col COVID, ma diciamo che l'obeso in generale ha poi una maggiore incidenza di tumori. Quindi mammella, utero, prostata, vescica, quindi hanno il 50% in più di possibilità di ammalarsi di tumore, di ammalarsi di tutte le malattie infettive che ci sono, quindi sono malati estremamente fragili e dove la sanità non ha all'altezza e quindi non ha risorse economiche sufficienti, ovviamente il destino è quello di morire, perché se non hai la possibilità di ventilarli e non hai la possibilità e paradossalmente nei paesi poveri abbiamo questa discrepanza tra Diciamo, le grandi città dove c'è questo consumo enorme di bibite gassate, di, sì. di cibo diciamo, spazzatura e in cui l'obesità è estremamente alta rispetto alle periferie dove nelle campagne, vi dicendo, non è presente l'obesità e quindi, non essendo presente l'obesità, anche la possibilità di salvarsi in caso di. Eh, di covid è maggiore perché abbiamo visto che la percentuale proprio di ricoveri e di ehm, accesso alla terapia intensiva è maggiore nel paziente obeso cioè man mano che noi aumentiamo quindi l'obesità si, si misura diciamo a grandi linee con questo rapporto che c'è tra il peso e l'altezza che si chiama sì. DMI. E quindi il BMI diciamo sotto i 25: 20, 21, 22 è considerato un BMI normale come il suo, e mm. <ride> io mi avvicino al 25. No. <ride> poi, dopo, man mano che passiamo dal 25 in su. Quindi 25-30 cominciamo già, 25 è sovrappeso, 30 cominciamo a essere un'obesità lieve, 35 è già un'obesità grave e poi dal 30, dai 35, 35, 40 viene, viene considerato obesità gravissima e quindi in questi casi qui ovviamente aumenta uno il rischio di ammalarsi, due aumenta la possibilità di andare in terapia intensiva e anche la mh, possibilità di morire di Covid. Vorrei condividere con lei questi numeri. Da, eh, dei 2,5 milioni di decessi per Covid-19 segnalati entro la fine di febbraio 2021, 2,2 milioni si sono verificati nei paesi in cui più della metà della popolazione è classificata in sovrappeso o obesa. Sì. Sono dei numeri preoccupanti. Sono assolutamente dei numeri preoccupanti tant'è vero che eh, se non si pone rimedio al problema obesità, oltre a ehm, diciamo, eh, prosciugare tutte le risorse del sistema sanitario, gli obesi saranno poi quelli che in futuro moriranno prima. cioè Un, un obeso ha un'aspettativa di vita che più aumenta il suo BMI e Praticamente aumentando il BMI si riduce l'aspettativa di vita di 3-4 anni tutte, uh, per, per ogni 2-3 punti del, del, del BMI, quindi vuol dire che un, un obeso di, di, di 60 fa fatica a arrivare a 45 anni, quindi vuol dire che l'aspettativa la, di vita si, si riduce di... 20, 30, 40 anni, cioè della metà. Della metà. Allora. E, e le domando, ma la Covid-19 non è però la prima infezione virale, respiratoria, aggravata da questa condizione di no, soffrappeso, no, di obesità? No, no, assolutamente. Ci sono tutte le altre variate, questa qui perché ha avuto questa virulenza e questa capacità di diffusione pandemica, ma anche tutte le altre patologie virali sono assolutamente, eh, diciamo, più facilmente sono più aggressive nei confronti dell'obeso, ma soprattutto portano più facilmente alla morte l'obeso, cioè l'obeso ha delle complicanze, per cui, ma è normale. Cioè è normale, perché noi pensiamo poi che un obeso spesso e volentieri è come se girasse con un'altra persona sulle spalle e questo già siamo nell'obesità media, ma se parliamo dell'obesità grave è come se ne avesse due sulle spalle di persone. E quindi a questo punto tutto l'organismo ha una difficoltà importante, quindi perché il cuore è sempre quello, certo. i vasi sono quelli, quindi a un certo punto è una difficoltà. In più l'obesità è un fattore inf scatenante infiammatorio nei confronti dei tessuti, per cui se a questo poi noi andiamo ad associare il discorso del, della malattia che anche essa scatena l'infiammazione, in l'infiammazione ha un potere distruttivo molto, molto maggiore. E come nel caso del Covid-19 che aggredisce praticamente e quindi entra, cioè è un virus ad RNA, quindi da solo non è in grado di sopravvivere, quindi mm -hmm. lui deve vivere dentro la cellula e vive prevalentemente nelle cellule endoteliali. Questo spiega il motivo per cui si va a uh, focalizzare prevalentemente nei tessuti, quindi dove ci sono i vasi e anche nei polmoni, quindi praticamente crea delle trombosi nei vasi perché l'organismo produce gli anticorpi contro questo virus, più, più anticorpi produce e più distrugge i vasi. Distruggendo i vasi, ovviamente i vasi dei polmoni sono i primi in cui avvengono gli scambi respiratori e questi scambi respiratori non ci sono più, quindi non arriva non arriva l'aria, quindi inizialmente la ventilazione assistita ha qualche risultato, aumentando la percentuale di ossigeno ha qualche risultato, ma arrivi a un punto che i polmoni sono talmente distrutti che non riesci più a, a, a ventilarli. Beh, E tutto questo rende evidente, dottor Daccaroni, come i governi debbano adottare maggiori misure di prevenzione? Allora, i, I governi stanno cercando di eh, adottare delle, delle misure di, di prevenzione, dappertutto si cerca di fare qualcosa, però diciamo che eh, negli ultimi anni, ma soprattutto adesso da quando si è visto che c'è il Covid, l'obesità è vista di più come una malattia. Di solito l'obeso veniva visto come... Una, una persona che non aveva carattere, per cui non riusciva a trattenersi nel mangiare e quindi non era considerato un vero e proprio malato. Cioè mentre il malato di tumore viene considerato un malato ed è malato e quindi diceva, gli è venuto il tumore, l'obeso veniva considerato invece come tipo un tossicodipendente, lo vuole lui, peggio per lui, senza considerare invece che l'obesità ha una quantità di fattori predisponenti e facilitanti che sono veramente tanti, per cui bisogna lottare contro a tutti questi fattori e quindi bisogna prendere coscienza di queste cose qui e bisogna investire in prevenzione perché l'obesità praticamente parte già dai primi mesi del di vita se non sì. diciamo proprio già nel grembo materno quindi tutto questo e quindi il concetto del mangia furino della romagna mm. e delle mamme che il bambino delle più nonne, è, delle nonne <ride> che più il bambino è tondo più il bambino mangia e l'affetto viene dato con il cibo bisogna che l'affetto non bisogna più darlo con il cibo perché non è una forma di affetto ma facciamo il loro male in più come fattore aggravante c'è proprio il tipo di vita che sta venendo avanti, dove la sedentarietà aumenta, dove i bambini stanno più in casa, stanno più davanti al computer, al telefonino e quindi. Conseguenze non... di... derivanti anche dall'emergenza pandemica, probabilmente. Oh, ecco. L'altra cosa che l'emergenza pandemica ha determinato nei confronti degli obesi, li ha assolutamente scompensati, per cui... Anche quelli che avevano iniziato un percorso, che stavano andando bene, hanno ripreso peso. Anche quelli operati hanno ripreso peso purtroppo, perché diciamo che la pandemia poi ha portato a mangiare di più, a stare più in casa, quindi a muoversi poco. E quindi questo qui ha aggravato poi l'obesità, non solo l'aggravata, e quindi aggravandosi l'obesità ha aggravato la percentuale I di, di ammalarsi ai numeri degli, degli obesi. Tant'è vero che alla fine anche la regione Emilia-Romagna giustamente li ha messi nella popolazione a rischio e li ha messi quindi tra quelli che erano da vaccinare per primi. E dal World Obesity Day del 2020 la comunità globale eh, incentrata su, su questo tema ha sviluppato i ROOTS. Ma cosa sono? Beh, I ROOTS sono praticamente le cause dell'obesità, diciamo, dell perché le cause dell'obesità e quindi come andare a prevenire queste cause. Perché l'obesità può essere dovuta innanzitutto a cause genetiche, quindi ci cioè, sono delle persone che geneticamente eh, sono predisposte, predisposte sono... all'obesità, c'è cioè, una familiarità, cioè... poi l'obesità abbiamo detto è legata al tipo di ambiente sociale in cui vivi, cioè si vede bene, si vede bene che eh, in uh, molti paesi dove eh, c'è il cosiddetto cibo spazzatura è più facile... Eh, ma soprattutto anche i paesi industrializzati dove non c'è il tempo più non c'è più il tempo per, per, per fare la spesa, e via dicendo, si comprano tutti questi cibi. E poi non, non parliamo della pubblicità che ti induce a, a consumare prevalentemente questi cibi, merendine, e via dicendo. Quindi, sicuramente c'è un fattore ambientale, che poi dopo è culturale anche, perché si vede che l'obesità è maggiore nelle popolazioni meno istruite e poi dopo è invece è minore in quelli mm. che sono più, più istruiti e quindi eh, hanno più, riescono più a controbattere a questo. Altra, ci possono essere delle cause endocrinologiche, ci possono essere delle cause psicologiche per cui certo. bisogna lottare anche questo, perché spesso e volentieri dietro l'obesità ci può essere stato in passato, specialmente nelle donne, degli abusi che poi dopo hanno portato all'obesità perché questa obesità diventa come una corazza. Di malesseri nei più intimi. Insomma. Esatto, per cui mm. del, del, del corpo. E poi dopo ovviamente il diabete, cioè il, la, 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 il, il, il diabete che è legato all'obesità perché l'obeso diventa progressivamente eh, diabetico e dall'altra parte uno che ha un diabete di tipo 1, quindi un diabete... Che, che insorge praticamente alla nascita è più facile perché con il discorso che non, non avendo l'insulina e dovendo essere legato all'insulina sintetica mm -hmm. è più facile che ingrassi. La gravidanza, cioè durante, ci sono delle donne che durante la gravidanza per vari motivi aumentano e molto di peso, di peso che poi peso. dopo non riescono a prendere, per cui due, tre, quattro gravidanze ovviamente aumentano, avevamo detto appunto la, la sedentarietà e via, e via dicendo. e il fatto che spesso e volentieri, anche, proprio abbiamo detto anche le abitudini alimentari, cioè il fatto di consumare un pasto solo al giorno, perché spesso e volentieri la gente dice ah, mangia solo una volta al giorno. È sbagliato. È sbagliato, perché mangiare una volta al giorno, il nostro, cioè alla fine il fatto che il nostro organismo è, cerca di mantenere, di, di, di sopravvivere. Quindi cercando di sopravvivere cosa fa? Fa come dovrebbe fare l'orso in letargo, cioè se tu vedi che c'è, mangi una volta al giorno, dice c'è poco cibo, per cui bisogna che se, essendo poco cibo per sopravvivere è inutile che io dia dell'energia perché questo si muova, faccia e via dicendo, mm. tutta l'energia la trasformo in grasso perché così lui può vivere di più e quindi facendo così immagazzina tutto come grasso. E non come energia pronta, per cui questi qui poi si sentono fiacchi. poi cui, magari, durante la giornata quello proprio. su cui si buttano sono i cosiddetti cibi che loro pensano che gli diano energia, che sono poi quelli ricchi di zucchero e via I dicendo. I cibi di spazzatura. Esatto. E quindi, e quindi, una dieta, poi la dieta è fondamentale perché ovviamente la tendenza è quella di mangiare quindi più grassi, più carboidrati, più. E tutto questo poi porta come conseguenza ad una malnutrizione, cioè l'obeso è solo grasso, ma non è nutrito bene. Per cui, non essendo nutrito bene, alla fine ha tutti i deficit vit di vitamine, di sali minerali, vi dicendo. E il nostro organismo non è che dice alza la mano dice, mi manca la vitamina D o certo. la vitamina C, ti dice ho fame, ma tu continui a dargli da mangiare, delle, continui a mangiare delle cose che non sono adatte. A quello che serve all'organismo e lui aumenta lo stimolo della fame e lo stimolo della fame ovviamente è uno stimolo che è difficile da vincere. A suo parere sarei curiosa di chiederle, eh, a seguito della pandemia da Covid-19 gli obesi sono più consapevoli della patologia eh, che soffrono, dei rischi connessi all'obesità? Allora gli obesi sono più consapevoli, ma diciamo che ehm, non è stato così facile, la, non è così facile la consapevolezza, anche perché il fatto di. Eh, il cibo è, un, è sempre è un, un grande gratificatore. Quindi sì, mangiare uno viene gratificato dal mangiare, quindi anche durante il momento della diciamo della pandemia, via dicendo, uno è. Il, il problema è che io credo che l, la, la cosa importante è far capire questi sono malati e quindi devono prendere sicuramente consapevolezza loro, e che la consapevolezza molti ce l'hanno, ma ce l'hanno soprattutto dal punto di vista estetico, cioè l'obeso eh, tende a voler dimagrire non perché sta meglio, ma tende a voler dimagrire perché vuole essere più bello, uh -huh. però perché magro è bello. Però il suo magro è bello, è un, un dimagrire che spesso e volentieri è fatto di diete drastiche. drastiche che ti portano a calare anche 30 kg perché stai senza mangiare non so quanto tempo, il problema è che finita la dieta drastica, cioè l'organismo però ha bisogno di mangiare, cioè noi non dobbiamo, non dobbiamo dimagrire non mangiando, dobbiamo dimagrire mangiando avendo una dieta equilibrata, perché anche nei meccanismi delle diete ci deve essere una compensazione tra quella che è la legna e quella che è il fuoco, perché se tu non metti a contatto la legna col fuoco accumuli delle quantità en enormi di legna che non brucerai mai, quindi è importante anche questo discorso qui. Quindi anche la consapevolezza che è una malattia e non è una malattia che ti migliora l'estetica, te devi migliorare il tuo, la, 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 il, il tuo benessere generale, non soltanto l'aspetto, perché dopo poi riprendono non solo i 30 kg che sono calati, altri 10 kg in più, per cui dopo si demoralizzano, si demotivano e poi anche questi dimagrimenti rapidi non portano a nessuna parte. Cioè bisogna calare piano piano e soprattutto all'inizio invece non calo, ma se uno abbina ad una giusta alimentazione un'attività fisica, praticamente vai a modificare la massa, la massa grassa e la trasformi in massa magra. La massa magra pesa di più. Della massa grassa a parità di volume, quindi a questo punto qui uno dice non sono calato, invece semplicemente è il fisico che sta ritornando nelle sue condizioni normali. Ed ora invece le vorrei chiedere, come come uomo, come professionista, l'emergenza pandemica cosa le ha insegnato? La pandemica, io credo, spero, ma non è detto che, che tutti quanti abbiano imparato una cosa fondamentale, cioè questa è la nostra è la società in cui tutto è dovuto e tutto deve essere possibile. Invece non è tutto possibile, cioè non è possibile guarire tutti e eh, io spero che le persone abbiano com cominciato a capire che il, la vita è un bene prezioso, che non è scontato e che quindi bisogna eh, utilizzarla al meglio e cercando di volersi bene anche fisicamente con una corretta alimentazione, con un corretto stile di vita, perché non basta solo la corretta alimentazione, bisogna volersi bene, quindi trovare il tempo per mangiare, trovare il tempo per muoversi, per trovare il tempo per essere felici e che la felicità non è dovuta a quello che hai, perché in questo momento anche quelli che avevano tutti i soldi del mondo non hanno potuto girare con le loro belle macchine, non hanno potuto girare per il mondo e sono rimasti lì. Quindi è stato un po' una livella nella società e quindi una presa di coscienza che siamo tutti nella stessa barca e che quindi nella stessa barca probabilmente bisogna che ci aiutiamo, ci aiutiamo. gli uni agli altri. È così, grazie per queste parole. Siamo quasi giunti al termine di questa interessante puntata. Allora in Italia sono circa 6 milioni le persone obese, un numero purtroppo destinato a crescere. Qual è il suo messaggio da rivolgere alle persone obese, ai telespettatori in ascolto? Allora, il messaggio è l'obesità è una malattia multifattoriale per cui va aiutata in tutto e per tutto da più di un professionista, quindi le diete fai da te non vanno bene, anche perché se c'è un problema psicologico va risolto e quindi ci deve essere un nutrizionista, ci deve essere la dietista, ci, vuole essere, ci deve essere la psicologa lo psichiatra, cioè ci sono tutta una serie di problematiche che vanno affrontate. Dopo che uno ha fatto un numero di dieta infinite e ha affrontato tutti i problemi, cioè bisogna che anche sia i medici di base che gli endocrinosi capiscano che c'è un punto in cui bisogna arrivare alla chirurgia bariatrica, che la chirurgia bariatrica diventa un punto di rottura e che ovviamente con una preparazione adeguata, i nostri pazienti vengono preparati dai 6 ai 12 mesi e se quando sono pronti vengono operati e se non sono pronti non vengono operati, e questa è quella che poi dopo gli può dare un vantaggio nel tempo perché guariscono dal diabete, guariscono dalle, dalle apnee notturne, guariscono dall'ipertensione, quindi ricominciano a poter vivere una vita normale. E allora vinciamo questa malattia insieme, questa patologia, grazie al dottor Alberto Zaccaroni per essere intervenuto, direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Endocrina dell'Ospedale Morgagni, Pier Antoni di Forlì. Grazie ancora e grazie a tutti voi per l'attenzione. Alla prossima puntata, arrivederci.